Ciao, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuta Beatrice. Ciao, grazie, benvenuti a tutti. Scusate per questa voce un po' dall'oltretomba, che però dai, possiamo immaginare in qualche chick-up style, un po' la voce del fantasma che si è impossessato di me. E oggi continuiamo con questi assaggini della ventunesima edizione del corso per indagatori di misteri che ogni anno il CICAP organizza. E abbiamo come ospite Beatrice Motino, che è biotecnologa, divulgatrice scientifica. La conoscerete, penso, per aver letto almeno uno dei suoi libri, o per seguirla sui social, o ascoltare il suo podcast, di scienza sul post. E con lei durante il corso parleremo di organismi geneticamente modificati, o cosiddetti, abbreviando, OGM. È un argomento abbastanza particolare, perché in realtà anche tra persone che in realtà si occupano magari di scienza, comunque diciamo, ne sanno abbastanza, spesso ci sono dei falsi miti sugli OGM, si ha un po' paura di queste quasi chimere, le potremmo chiamare. Cosa sono gli OGM? Facciamo una partenza soft con una Sì, definizione. una cosa proprio per far scappare chi ci guarda. Ma allora, intanto ciao a tutti. Gli OGM sono, intanto no, quella di OGM è una definizione legale, cioè partiamo da questa cosa, cioè non c'è nulla di scientifico. In genere questa è la cosa che quando la racconto, insomma, spiazza sempre un pochino, no? Perché si tende a pensare che OGM sia proprio una categoria molto specifica, definita dagli scienziati, no? Che sia quella cosa lì, quel cibo lì, no? Che è appunto geneticamente modificato. In realtà, no, non è assolutamente vero. C'è una legge che stabilisce che cos'è OGM e che cosa non lo è. Una legge, tra l'altro, abbastanza vecchia, perché è del 2001, quindi insomma, c'ha 20 anni. E la cosa curiosa, diciamo così, delle definizioni date dalle leggi e non dalla scienza è che possono cambiare in un attimo sulla base non di elementi scientifici, comunque di fatti, ma possono cambiare sulla base di, appunto, di diverse sensibilità politiche oppure di processi appunto, che avvengono e che cambiano, tant'è che c'è in revisione, appunto, a livello europeo, a livello comunitario, proprio la normativa sugli OGM, ed è atteso, tra l'altro, per il periodo in cui ci sarà la lezione del corso, quindi più o meno la primavera del 2023, è attesa una revisione di quella legge e quindi di quella definizione. Per cui è possibile che quello che io dico oggi, magari poi ad aprile o a marzo d'aprile non sarà più vero, perché cambierà magari la definizione, cambierà la legge. Questa cosa qui, secondo me, è importante. Infatti, è anche bello che tu abbia scelto di partire da lì, no? Con una cosa apparentemente burocratica, no? Quindi insomma con una definizione, ma secondo me è importante partire da lì, perché mette già subito tutto un po' in un quadro diverso dal solito, no? Diverso da quello che siamo abituati a sentire, a leggere, anche magari a discutere, a scannarci, no? Le discussioni online sono, come dicevi tu, sono piene di miti, di leggende, di posizioni magari molto radicate, di cose che si sentono ripetere, no? Gli OGM sono sterili, gli OGM E sono multinazionali. multinazionali, no? Sono tutte cose che si sentono dire, che hanno, ovviamente, come spesso capita ai miti e alle leggende, magari anche un fondo di verità, o magari c'è un elemento che, almeno in un certo periodo, può essere stato vero, e da cui poi è nata poi la leggenda e tutto il resto. Però nessuna delle argomentazioni tipiche di un dibattito sugli OGM tiene conto di quella cosa lì, cioè di quella definizione di legge. Definizione che dice, perché poi non l'ho detto, comunque, definizione che dice che un organismo geneticamente modificato, cioè un OGM, è qualsiasi organismo eccetto gli esseri umani. Quindi gli esseri umani potrebbero essere OGM, ma non lo possono essere per questioni appunto legali,
che sia stato modificato con tecniche diverse da, e c'è tutto un elenco che sostanzialmente tiene fuori un'unica tecnica, almeno fino ad oggi, e questa tecnica è chiamata appunto ingegneria genetica ed è una tecnica che permette di prendere dei pezzetti di DNA, estrarli dal nostro, cioè dal genoma di una pera, per dire, e inserirlo in un'altra cellula all'interno del genoma. Quindi questa azione di tagliare e poi inserire i DNA è quella che poi fa scattare la definizione di OGM. Però appunto è così fino a oggi. Questo non significa che solo gli OGM siano modificati geneticamente e non significa che domani appunto altre cose non possano essere considerate OGM o che magari quelli che oggi sono OGM domani non lo siano più. Quindi questa è un po' la base. C'è una domanda di Emanuela che chiede se questa legge nuova per definire gli OGM è il risultato di un sondaggio a cui si poteva partecipare qualche anno fa. Ah sì, bella domanda. La questione appunto del cambio di prospettiva a livello comunitario è legata a delle nuove tecniche che nel momento in cui è stata scritta quella legge là nel 2001 non c'erano. Perché non erano ancora state inventate e non erano state scoperti proprio gli strumenti di base per poterle utilizzare. Queste tecniche si chiamano tecniche di editing genomico, dove editing sta per un po' come l'editing che si fa sui testi di Word, no? Quindi l'idea di andare a correggere direttamente la parola cambiando una lettera, per dire. Queste tecniche permettono di andare direttamente sul genoma, quindi non prendere pezzi esterni, ma andare direttamente sul genoma dell'organismo che ci interessa e modificare le letterine del A, T, C, G, quelle lì che compongono il DNA di un organismo. Queste tecniche, la più famosa è la CRISPR-Cas9, che è la tecnica che ha fatto vincere il premio Nobel per la chimica nel 2020, mi sembra di ricordare giusto, a Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna. E questa tecnica, appunto, è diventata famosa, ma è stata scoperta, inventata, adesso poi le tecniche, insomma, un po' si scoprono, un po' si inventano, comunque nel 2012, quindi 11 anni dopo che quella legge là era stata scritta. E quindi con questa tecnica si possono fare delle cose, si possono modificare geneticamente degli organismi, però non ricadono sotto la definizione di OGM perché non c'erano ancora e quindi quella lista che escludeva determinate tecniche e non poteva escludere, non è che poteva vedere nel futuro, no? E quindi cioè, queste tecniche al momento sono un po' in un limbo, per cui non sono formalmente OGM. Stando a certe interpretazioni della legge potrebbero esserlo considerate, però ovviamente insomma, serve appunto una revisione della legge che è prevista per appunto per la primavera, poi insomma con le leggi è sempre un po' così, un terno al lotto. Proprio in vista di questa revisione, appunto negli ultimi 2 anni più o meno, c'è stato come capita spesso a livello europeo, quando ci sono delle grosse questioni che devono essere riformate, è stato aperto un sondaggio di opinione rivolto a tutti i cittadini, a quelli che vengono chiamati stakeholder, cioè tutti quelli che hanno un interesse particolare, aziende, ricercatori, insomma, scienziate, di tutti, attivisti, insomma, quindi chiunque possa avere un interesse. E c'era questo questionario che io ho compilato, forse anche Manuela. Non ne sapevo niente, uffi. Sostanzialmente chiedevano cose del tipo, insomma, al di là di qual è la tua opinione, ma anche esempi molto specifici, no? Quindi data questo problema, come ti piacerebbe che venisse risolto? Oppure insomma, cercavano di tastare un po' il terreno dell'opinione pubblica. Chiaramente quella cosa lì non è tutto, insomma, è un pezzetto di tutto il processo di revisione, però è un pezzetto importante perché insomma, da un lato vuol dire che siamo ascoltati come cittadini.
e dall'altro vuole anche dire che forse come cittadini dovremmo imparare a partecipare di più, no? E a farci ascoltare. E quindi sì, insomma, cioè, ci sarà anche il contributo di chi, come appunto Emanuela, ha risposto al sondaggio, e vedremo appunto che cosa sarà. Però uno può dire, ma cosa c'entra sta roba col CICAP? Che insomma, che forse ci sta, anche perché dici, ma no, qual, non c'è niente, no, non dico di paranormale, perché ormai non è più quello il tempo, però comunque non è neanche tanto questione di pseudoscienze, no? Le questioni, secondo me, che sono interessanti per chi frequenta il CICAP in generale, sono legate alla parte di percezione, cioè di come chiunque di noi percepisce quelle cose, di come le leggiamo, no? queste cose, di quei meccanismi mentali che scattano un po' quando ti trovi di fronte a cose che ti toccano da vicino, perché parliamo di cibo, del cibo, esatto. Anche salute. Ovviamente di salute, e quindi sono cose che insomma che smuovono un po' delle dinamiche non propriamente rigide, ferme, fredde e distaccate, ma che anzi insomma ci coinvolgono, no? In maniera emotiva e diretta, e questo coinvolgimento appunto lo vediamo legato sia alle questioni appunto di paura, di rifiuto, cioè tipo io gli OGM non li voglio, dove OGM per ognuna delle persone è una, a sua volta, una definizione diversa, no? Perché ognuno ha la sua. Un sondaggio tra chi ci sta ascoltando. Dici se voi comprereste o meno OGM dichiarati appunto OGM secondo la definizione che per ora è abbastanza fumosa e legale. Magari chi ci segue, magari sì, chi lo sa. Non è un campione rappresentativo, però magari c'è qualcuno che è semplicemente curioso ed è capitato su questo video un po' per caso. Ah no, certo, assolutamente. Anche perché la componente di comprare un prodotto che dica di essere OGM è una delle cose di cui parleremo poi anche al corso, perché a differenza di tutte le altre, perché non l'ho detto prima, però esistono tantissime tecniche per modificare geneticamente gli organismi, per cui praticamente tutto quello che noi mangiamo è modificato geneticamente, ma solo quella categoria lì specifica di alimenti è considerata geneticamente modificata. Quindi insomma sono queste, di nuovo, sempre per entrare un po' in queste definizioni burocratiche, ci sono appunto tantissime tecniche per modificare geneticamente gli organismi, ma solo gli OGM devono esplicitarlo sugli alimenti, insomma sono obbligati a scrivere contiene OGM. Quindi, classico esempio. Non uno spoiler, però se ascolterete poi tutta la lezione scoprirete che ci sono delle tecniche che fanno un po' rabbrividire, con cui potreste avere dei prodotti che vengono magari venduti anche con l'etichetta no OGM. In teoria. Ah no, certo, assolutamente, ma se vuoi, cioè, uno dei tanti lo possiamo anche spoilerare, tanto insomma è un esempio che è stato fatto diverse volte appunto in pubblico, che è quello della modificazione genetica con radiazioni nucleari, di cui appunto tu sei super esperta, lato fisico della questione. E quella del bombardare semi, piante, con radiazioni nucleari provenienti da una fonte radioattiva, è una tecnica che si usa da dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi da quando si è poi iniziato a usare quello che si era insomma scoperto a fini bellici per appunto scopi invece civili, no? Cercando di dargli una nuova forma. E quindi tutto il settore della genetica agraria ha avuto una grossa spinta proprio dall'uso di queste tecniche. C'erano questi campi bellissimi, che almeno in Italia non ci sono più, che si chiamavano campi gamma, che erano enormi, proprio dei prati giganteschi fatti a un po' ad anfiteatro, in cui al centro c'era una specie di ascensorino, un pozzetto che portava
dal sottosuolo portava in superficie questa fonte radioattiva che era cesio, non lo so, qualcosa potrebbe essere. La portava in superficie, ovviamente nel momento in cui arrivava in superficie, quello faceva il suo mestiere di sparare radiazioni appunto in, in giro, e tutto quello che veniva colpito o moriva, anzi la maggior parte, quelli vicini in genere morivano, quelli che sopravvivevano accumulavano un sacco di mutazioni, perché le radiazioni vanno proprio anche a spezzare il DNA, creavano degli accrocchi cromosomici, insomma, quindi delle cose anche complicate, e queste mutazioni poi nei semi magari ripiantati e fatti crescere provocavano delle alterazioni a livello proprio della forma, quindi magari ti venivano piante che prima erano alte e però poi invece dopo il bombardamento i figli erano nani, per dire, no? Oppure avevano più chicchi, non so, parliamo di cereali, avevano il pannocchio con più chicchi, no? Cose del genere. Tutta quella, quel settore lì ha avuto appunto una crescita pazzesca, e noi mangiamo oggi migliaia, in tutto il mondo ovviamente, migliaia di verdure, quindi ortaggi e di frutti fatti in quel modo lì. Il pompelmo rosa è nato così, cioè non esisteva. Esatto, non esisteva, è stato creato bombardando, no, i semi di pompelmo con radiazioni nucleari. Questa roba qua è modificazione genetica, perché vai proprio a cambiare il DNA, provochi delle mutazioni, appunto crei veramente delle robe grosse, però non sono OGM, e quindi non è obbligatorio scrivere sul pacchetto di pasta pasta ottenuta da grano bombardato con radiazioni nucleari. Cioè sarebbe una roba che se uno lo legge... Io voglio la, cioè io quella non la prendo, no? Preferisco quella OGM, dammi quella OGM. No? E non sono obbligati a scriverlo, anzi non sono neanche obbligati a dichiarare come l'hanno fatto, come hanno ottenuto la mutazione. Mentre invece gli OGM, per questioni di sempre di legislazione europea, che hanno anche il loro senso, assolutamente, sono obbligati invece a dichiarare in etichetta la loro presenza, e quindi se fai adesso il grano OGM c'è da qualche mese, per cui insomma non è il caso della pasta, però se tu fai qualsiasi cosa, non so, di soia, con la soia OGM, deve esserci scritto contiene OGM. E questa cosa ovviamente dal punto di vista di chi compra è un deterrente pazzesco, perché fa quell'effetto radiazione nucleare, no? Cioè fa quell'effetto, oddio, no, io voglio l'altro che invece non c'è niente, che è naturale, no? Perché l'idea del naturale uguale buono, che perché se tu crei un'unica categoria diversa da tutto il resto, cioè c'è l'idea che quella cosa lì sia diversa e tutto il resto invece sia come natura crea, no? Quindi non sia modificato, non sia alterato. E quindi questa cosa qui di nuovo è una dinamica molto affascinante, che va a toccare un po' quelle corde, insomma, che al CICAP si conoscono molto bene, di appunto di rifiuto di certe cose invece di, insomma, scorciatoie mentali, insomma, quindi ci sono una serie di fenomeni che anche appunto parlando di una cosa che non contiene appunto fenomeni strambi, però permette magari di capire un po' il perché magari certe pseudoscienze fanno presa, oppure perché magari c'è diffidenza in confronto della scienza, eccetera, eccetera. Per cui secondo me è un tema molto così, molto interessante, tant'è che insomma ci torno sempre. Insomma, ed è sempre un po' attuale, un po' anche perché succedono ste cose, per cui insomma la legge cambia, insomma, quindi comunque è sempre un po' attuale, e poi perché appunto va a toccare il cibo, che insomma, che ci teniamo noi al cibo. Sì, infatti, diciamo, nel corso della storia ci sono state anche una serie di leggende metropolitane, alcune veramente bellissime e famose, come quella della fragola pesce. Gente che era allergica al pesce e aveva mandato questa fragola geneticamente modificata con il DNA di un pesce artico per resistere alle basse temperature,
E poi aveva avuto shock anafilattico perché non sapeva che c'era questa. Ovviamente, diciamo, questo non è mai avvenuto, è Non è proprio un. mai avvenuto. No, no, infatti c'è no, no, c'è Lorenzo Montali, vicepresidente del CICAP, che in un suo libro di anche lì, un bel po' di anni fa, aveva proprio ricostruito tutta la storia della fragola pesce. Lui si occupa di leggende metropolitane, no? E la storia della fragola pesce è interessante proprio letta come una leggenda, perché appunto non è mai esistita. È nata proprio come disegnino, magari qualcuno di voi ha visto la foto di una fragola tagliata a metà con una lisca di pesce dentro, no? Quindi un'immagine bella da vedere, no? Un po' inquietante, ma bella da vedere. È nata per una campagna pubblicitaria denigratoria nei confronti degli OGM da parte di attivisti, e poi è stata ripresa in Italia dalla COP per lanciare le sue filiere senza OGM, e poi è stata presa un po' appunto a esempio di questa follia, no? Degli scienziati che giocano a fare Dio, no? Insomma, si gioca così, guarda cosa fanno, mescolano, no? Cose che in natura non potrebbero mai mescolarsi. E ovviamente da questa storia, perché poi insomma, se è una leggenda, allora ci devi costruire insomma tutto quello che gli gira attorno, e quindi ci devi costruire la gente che lo mangia e muore. E poi, come spesso accade nelle leggende, man mano che vengono tramandate, poi ca cambiano alcuni pezzi, no? Per cui in uno spettacolo Beppe Grillo, prima di mettersi in politica, quando ancora faceva solo il comico, aveva raccontato di questo pomodoro incrociato col merluzzo, e dove lui mimava questo incontro così amoroso tra il pomodoro e il merluzzo, dove era anche divertente fino a lì, diciamo. E poi però diceva, poi diventava serio, no? E diceva: e per questa cosa 60 ragazzi sono morti, no? Cioè, quindi dava anche il numero, e la gente lì allo spettacolo perplessa, no? Cioè, poi queste 60 persone non sono mai esistite, cioè, no? E così come non è mai esistito il pomodoro col gene del merluzzo, però non, alla fine non è interessante che sia esistito, no? Cioè, ma basta che appunto continui a essere raccontato, e sono convinta che ancora oggi ci siano persone che ci credono a quella cosa lì. Perché? Perché rappresenta molto bene quella nostra paura del non naturale, no? Dell'incrocio appunto contro natura, della cosa che non potrebbe mai avvenire, che non è come, so, il cavallo e l'asino che fanno nascere il mulo, no? Anche appunto se sono due animali che non appartengono alla stessa specie, ma che comunque però si assomigliano, cioè insomma, cioè, riusciamo a incasellarlo, no? In una cosa di più o meno normalità, naturalità. Mentre invece fragola, pesce, pomodoro, merluzzo, roba così, sono proprio cose che non riusciamo appunto a incasellare nella nostra lettura del mondo. E quindi funziona. Cioè, quando una cosa dà proprio, descrive così bene la nostra paura, boh, funziona. E quindi rimane, si radica, e poi viene tramandata, no? E per cui anche lì ne parleremo. Parleremo diffusamente di Ne questa leggenda. parleremo e quindi io lascerei un po' di curiosità su questo argomento così vasto e vi faccio vedere però esattamente di cosa parleremo, se possiamo condividere il sito che potete consultare andando su www.cicap.org/corso2023. Qui abbiamo tutti i relatori, tra cui appunto anche Beatrice qui. E nel programma c'è la lezione che terrà lei, che sarà una delle lezioni in presenza, l'ho persa, eccola qui. È una delle lezioni in presenza, delle due lezioni in presenza che faremo a Torino il 15 e il 16 aprile, e parleremo proprio del demonio dell'OGM. E per i più curiosi abbiamo anche una seconda lezione, che è una lezione extra, quindi per chi sottoscrive il pacchetto Silver, che comprende 5 lezioni in più,
tenuta da Barbara Saracino, in cui si parlerà proprio delle preoccupazioni degli italiani, quindi quali sono gli aspetti che più di tutti terrorizzano gran parte delle persone e fanno sì che poi si sia creato questo mercato no OGM che alla fine, diciamo, serve più a vendere che Beh, a sì, tutelare la nostra. è diventata una questione di marketing, insomma, quindi anche sapere su che cosa si basa il marketing, insomma, può essere utile nella vita. Più utile nella vita, esatto. E qui sotto trovate poi tutti i vari pacchetti tra cui scegliere. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 gennaio, perché poi il 28 partiamo con la prima lezione, insieme anche a Massimo Polidoro, in cui faremo anche la camminata sui carboni ardenti per i veri fakiri o i veri, diciamo, razionali che si saranno iscritti, che non hanno timore di bruciarsi i piedi su una brace incandescente. Questa è in presenza, immagino. Sì, è la prima lezione in presenza che facciamo appunto a Torino, in modo che ci presentiamo e ci conosciamo tutti dal vivo. E poi tutte le altre lezioni sono online, tranne appunto l'altra che dicevo, in cui ci sarai anche tu ad aprile, in cui torneremo a essere in presenza a Torino. E poi per concludere, chi vorrà potrà partecipare anche a Padova. Ora lo possiamo dire che faremo un incontro anche durante il CICAP Fest riservato ai corsisti, in cui si potranno incontrare praticamente quasi tutti i relatori del corso, in modo da avere uno spazio un po' riservato in cui ci si confronta, ci si vede per chi non si era conosciuto dal vivo perché magari la lezione era stata tenuta online, si può chiacchierare, tirare un po' le fila di questa avventura che durerà da fine gennaio fino poi a giugno. Io ringrazio Beatrice per essere stata nostra Grazie ospite questa sera e anche perché sarà docente del corso. Vi ricordo il sito www.cicap.org/corso e se avete domande, curiosità, qualsiasi dubbio, potete scrivere a corso@cicap.org. Grazie a tutti. E buona serata. a te. Ciao.